Ciao a tutti amici, ho avuto qualche problema prima con la linea. Oggi comunque volevo fare questa diretta per parlarvi di una legge che mi sta molto a cuore, che in realtà viene anche diciamo, diventa, no, un po' la missione della propria vita, no? Questa legge, anche il fatto diciamo, di quello che è successo a Ivan, ad esempio. Andiamo a parlare della legge di affinità. La legge di affinità in realtà è una legge che ci insegna che ogni vibrazione che noi abbiamo ha la tendenza di trovarne un'altra che sia simile. E quindi noi cerchiamo delle altre creature che abbiano le nostre stesse vibrazioni, le nostre stesse lunghezze d'onda. E quindi entriamo in relazione con altre persone, altre entità, altre anime, e nel cosmo ci rendiamo conto con i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre azioni che ci sono appunto una sintonia con altri posti, altre entità che vibrano alla nostra medesima lunghezza d'onda. È proprio per la forza di attrazione, questa che viene chiamata anche legge di attrazione, che prima o poi queste regioni che vibrano alla nostra stessa lunghezza d'onda dobbiamo per forza incontrarle. Anche se non siamo coscienti di questo, siamo attirati e assorbiti da queste regioni con le quali entriamo in risonanza e noi stessi ci orientiamo diciamo, al nostro ideale, alla nostra bellezza, al nostro sogno, a quello che è l'ideale che corrisponde alla nostra bellezza, no? Alla nostra luce che si trova in alto, nel mondo sottile, e che quindi ci orienta. E ci porta, no, come una stella polare. È ovvio però che per poter avvertire queste vibrazioni anche sul piano fisico bisogna lavorare non poco, ecco. Io oggi volevo parlare, intanto leggervi un pezzo di L'uomo alla conquista del suo destino di Ivanov, e questo pezzo qua fa capire un po' meglio la legge di affinità. E allora, per me la parola affinità è una delle più significative, è una parola magica. Infatti, è la legge di affinità che ci consente di attingere dall'oceano cosmico gli elementi migliori, i più radiosi, i più sottili, per costruire il nostro corpo di gloria, il corpo dell'immortalità, il corpo di luce che è in ciascuno di noi. Anche nei Vangeli è menzionato, ma non si trovano informazioni più dettagliate in proposito. Il corpo di gloria è potenzialmente in ognuno di noi, ma dobbiamo dargli consistenza con l'apporto di materiali adatti, esattamente come fa la madre col figlio che porta in grembo. Ecco, tra poco io ho scritto un super report che darò, distribuirò gratuitamente a chi lo vorrà. Si chiama Mente sana in corpo sano, e proprio lì vado a parlare un po' di questo nutrimento, di questi materiali adatti per costruire il corpo di loro. Come fa la madre a formare il corpo del proprio figlio? Per aiutare il bambino a svilupparsi, ella gli procura delle sostanze alimentandosi, respirando, bevendo, pensando e vivendo. È lei che gli dà la possibilità di formarsi, non poteva far altro che formarlo. Non lo può creare. Nemmeno il Cristo possiamo creare in noi. Per concepire il Cristo in noi è necessario innanzitutto che la nostra anima sia purificata per riceverlo. E poi, come la madre, possiamo formarlo con tutto ciò che maniamo, con tutto ciò che di meglio possiamo vivere. Ma in effetti poi quello che dice Ivanov è facilmente deducibile anche. Perché Cristo in ebraico è una parola che vuol dire colui che porta la salvezza. Ecco,
dentro di noi riusciamo a trovare la salvezza, che sarebbe poi la centratura, tornando al video dell'altra settimana in diretta. Quindi l'equilibrio interiore che ci può portare a capire la nostra missione su questa terra, in questa incarnazione, e che ci darà la possibilità di, come la maggior parte delle persone, diciamo, dare soddisfazione alla propria anima, vuol dire poi capire veramente il senso della vita, che qualche volta non riusciamo a capire appieno. Un altro pezzo fa capire ancora meglio quello che intende per la legge di affinità. La legge di affinità è per me la più grande chiave, il più grande arcano, la bacchetta magica su cui ho basato tutta la mia vita. Conoscendo tale legge, lavoro in una determinata direzione e, pensando a tutto quanto di meglio e di più bello esiste per me, attendo i risultati. Molte cose sono già avvenute, altre invece si avvereranno in seguito. Io lavoro solo su questa legge, perché abbraccia tutte le altre ed è grazie ad essa che sono in grado di spiegarvi ogni cosa: la struttura dell'essere umano, la sua intelligenza, la sua limitatezza, la sua bontà e cattiveria, la sua felicità e infelicità, le sue ricchezze e miserie, tutto. D'altronde anche qua si può leggere fra le righe il fatto che Ivanov parla anche qui del bene e del male, ricchezza, miseria, bellezza, diciamo, ciò che si può vedere nel male un po' di bene, nel bene un po' di male, un po' riporta anche al taoismo, alle discipline, alle filosofie orientali. E ciò che poi in realtà ci porta anche a capire che per avere un nostro equilibrio dobbiamo riuscire a trasformare in un certo senso il male che alberga dentro di noi, i nostri fantasmi, in una cosa positiva, quindi una realtà che ci dà poi la forza di andare avanti e di portare un po' di più il nostro animo all'interno di questo famoso corpo di gloria di cui parlavamo. Va bene, oggi volevo dirvi questo, volevo parlarvi della legge di affinità e quindi darvi il punto di vista di Ivano, che poi si avvicina molto anche al mio punto di vista. E, che dire, vi auguro una buona serata, un buon sabato sera, vivete sempre le vostre emozioni. E alla prossima settimana.